Luigi Vantangoli, geometra e tecnico ricercatore. Tra il 1979 e il 2009 ha svolto l'attività di ricercatore per materiali e tecniche applicative nel campo del restauro e manutenzione di facciate. Tra il 1996 e il 2002 è stato consulente alla soprintendenza israeliana per introdurre in Israele l'uso degli intonaci finiture in calce naturale. Dal 1996 al 1998 ha collaborato con la direzione del Centro Europeo di Restauro e Conservazione di San Servolo per il mestiere della conservazione del patrimonio architettonico patrocinato dal Consiglio d'Europa e responsabile tecnico di Atena Academy. Bene, in quest'oretta che ho a disposizione io condenserò un po' quello che normalmente è un po' più sviluppato come tempo, soprattutto per mostrare quanto, ritornando alle tecniche tradizionali e semplici, vorrei aggiungere, si può arrivare a dei lavori che hanno una durabilità importante nel tempo, ma non solo, costi di manutenzione veramente limitati. Ecco, partiamo da un concetto di malta per intonaco, la composizione un legante, cioè la colla, in questo caso sono leganti minerali, cera idraulica, gesso e cemento, inerti o aggregati. La distinzione tra gli inerti e gli aggregati hanno un'interazione chimica con il legante, in particolar modo con il grassello di calce, come vedremo dopo. L'acqua, ben pulita e fresca, aggiungo anche nel dosaggio giusto. E additivi, perché parlando di malte contemporanee, cioè quello che oggi troviamo sul mercato, che siano confezionate in sacchetto o nei silos, hanno sempre una piccola percentuale di additivi per agevolare la posa in opera. Andiamo in ordine di scoperta storica per i leganti, partiamo dal gesso, la calce aerea bagnata, cioè il grassello, calce idraulica artificiale, meglio definirla malta idraulica artificiale, la calce idraulica naturale, la calce idraulica che io definisco sintetica, la calce aerea idrata in polvera, quindi un prodotto dell'epoca contemporanea, e il cemento. Partiamo dal gesso, ovvio che è stato il primo ad essere utilizzato nelle zone ovviamente dove è presente, perché la temperatura di cottura è veramente una temperatura molto bassa, come vedete si differenzia dalla temperatura per le calci che viaggia su 900 mg, del clinker che va addirittura a 1500 gradi. Il gesso durante la cottura perde le sue due molecole d'acqua, nel momento in cui il loro impasto in cantiere con l'acqua per utilizzarlo se ne riappropria avidamente. Avidamente vuol dire che ha una reazione leggermente esotermica. Ovviamente è anche uno strano animale perché è a metà strada fra legante aereo e legante idraulico. Dicevo, questa sua particolarità di avere una presa rapida gli ha permesso di essere stato molto utilizzato nella storia per costruire tutti quei manufatti che aggettano nell'aria, come stucchi, capitelli, eccetera. E un altro grosso vantaggio è quello di avere un buon modulo elastico e di essere traspirante come la calce. Ha due svantaggi non da poco: il primo è il fatto di essere idrofilo e igroscopico, e quindi non è adatto in ambienti esterni per il fatto che assorbe acqua, cresce di volume e in questa sua crescita la superficie di contatto non combacia più con il supporto e produrrebbe dei distacchi. L'altro grosso problema del gesso è che è l'unico di tutti i leganti ad avere un pH acido, quindi in grado di ossidare il ferro. Se noi mettiamo su una scala del pH un po' i vari leganti, vedete che il neutro ovviamente sta a metà strada, a 7, a 9,7 c'è la soglia di protezione chimica del ferro. Tutti gli altri leganti sono in zona alcalina, quindi compresa la calce aerea, il grassello, perché è luogo comune del muratore pensare che la calce corroda il ferro, non è così, non lo corrode chimicamente, anzi lo protegge. Il motivo ve lo posso anche anticipare,
che quando utilizziamo del ferro dolce, dell'acciaio dolce, in un intonaco di calce, in aerea, ma aggiungerei qui anche idraulica, è che la forte permeabilità al vapore del manufatto porta nelle stagioni più fredde a far condensare il vapore sull'armatura in ferro, quando per esempio si fanno i betoncini armati di rinforzo da un punto di vista sismico. E quindi il muratore pensa che sia la calce il legante a ossidare il ferro, ma non è così, una motivazione è un'altra. Però il consiglio è quello, quando si fanno dei betoncini armati con i leganti tradizionali, è importante utilizzare una rete d'armatura in acciaio inox. Vedete qui errori del passato, quindi cardini fissati con del gesso perché molto comodo per la sua presa rapida, poi questo gesso ha mangiato completamente la sezione del ferro. Ritorniamo alle calci, le riepilogo per introdurre un po' il concetto di questa finta calce sintetica, che è stato il grande inganno, vorrei dire ormai degli ultimi 50 anni, 40, perché già verso la fine degli anni 70 ha cominciato a fare timidamente la sua apparizione sul mercato, poi in realtà è stata consolidata dalle normative, dalle nuove normative dalle ultime europee a livello europeo. Perché il grande inganno? Cos'è che ha portato tutti gli operatori del settore, tecnici e operai, a credere che le calci non siano più adatte a costruire muri e intonaci? Eppure basta girare qualunque centro storico italiano, ma aggiungo anche straniero, alzare il naso a vedere palazzi di grandi dimensioni, essere integri dopo secoli o millenni, costruiti solamente, ovviamente, con la calce. Quindi è incredibile come le regole disconoscono la realtà in barba alla logica e al buon senso. Scusate un una finestra che produceva un po' di rumore di fondo. Un altro piccolo aneddoto, quando mi capitò di svolgere quella consulenza alla soprintendenza israeliana, e tenemmo un corso per tutti gli architetti delle città israeliane, dei comuni, in una bellissima struttura ottomana che aveva una volta in calcestruzzo di circa 30 metri di larghezza. E gli architetti, al termine del corso, che durò qualche giorno, mi chiesero: ma come possiamo convincere le imprese edili ad usare la calce invece che il cemento? Gli dissi: ma portateli qua, fategli vedere che questo edificio che ha circa 500 anni sta su solo con la calce. Davvero, a volte è difficile andare contro a queste narrazioni che vengono create dal mercato, spesso ad uso e consumo dei produttori. Io ho cercato di mettere in fila appunto questi banali motivi per cui non c'è più fiducia nelle calci. Le norme europee sui leganti per le malte sono state realizzate dai grandi produttori del cemento. Per la normativa, quindi, la qualità del legante è basata solo sulla velocità di presa e indurimento, i famosi 28 giorni, mentre invece è proprio la storia che ci insegna che un legante più lento nel far presa e indurimento, più durerà poi nei secoli. Il vecchio muratore che sta andando in pensione oggi è nato in cantiere ragazzino negli anni 60, quando c'era il boom della ricostruzione edilizia, della forte costruzione e espansione edilizia, e quindi il cemento legante rapido ha permesso di sostituirsi alla calce. E quindi considero in buona fede il cemento come il miglior legante che posso utilizzare. Con queste nuove normative europee è nato un nuovo prodotto, la calce idraulica HL, quindi Hydraulic Lime, da non confondere però con la calce idraulica naturale, NHL, Natural Hydraulic Lime. Vediamo la calce aerea, proviene dalla cottura del carbonato di calcio, del calcare, ciotole di fiume non sono più utilizzate ormai da diversi anni, problemi di impatto ambientale, quindi il materiale, il calcare oggi proviene tutto dalle cave. Il materiale, quindi chiamiamolo ancora ciotolo, il sasso frantumato, viene portato attraverso un carrello elevatore in cima a questo forno chiamato a tino, proprio perché assomiglia un po' al tino
per l'uva. Quindi, vedendo una sezione del forno, abbiamo il carico dei ciottoli dall'alto, le bocche di fuoco verso il basso. I combustibili possono andare dalla legna al gasolio, all'olio combustibile, al metano. In basso c'è la saracinesca che si apre ogni certo numero di ore e in alto se ne va anidride carbonica e acqua sotto forma di vapore. Il sasso fa un po' come il popcorn, aumenta di volume, perde un 30% di peso e quello che viene scaricato in basso viene chiamato calceviva. Calceviva perché se io prendo uno di questi sassi, lo appoggio sulla scrivania e torno fra qualche giorno, questo sasso da solo si è frantumato in tanti pezzettini, quindi ha cambiato forma. Se torno fra qualche mese troverò un mucchietto di polvere bianca, perché è sufficiente l'umidità che nell'aria per scatenare la reazione stechiometrica di spegnimento. E quindi quella che ho sul tavolo alla fine è calce idrata, cioè calce spenta in modo stechiometrico, con la quantità esatta d'acqua necessaria allo spegnimento. Mentre per avere il grassello devo mettere un quantitativo d'acqua superiore a quello stechiometrico. Potrebbe sembrare un'anomalia, in realtà, a parte che nella storia non si potevano pesare con delle bilance i quintali di calce viva e i quintali d'acqua, cosa che oggi invece si fa per produrre la calce idrata, ma il grassello ha questa bellissima particolarità. Quindi in realtà viene prodotto dentro a questa grossa betoniera chiamata ciclone, quindi un progetto molto semplice elettromeccanico. Entra la calce viva sul nastro trasportatore, l'acqua nel tubo di adduzione, il materiale girando dentro, quando tracima dalla parte opposta si è spento. Perché spegnimento? Perché è una reazione esotermica abbastanza violenta, si parla di 180 gradi, io metto più acqua del necessario, spengo questa forte temperatura. Il grassello, che in realtà, come vedete, è acqua liquida, viene convogliato verso le vasche o verso le buche per la stagionatura. Qui abbiamo una vasca appena riempita di grassello fresco, una vasca che ha 8 mesi di stagionatura. Vedete un calo importante di volume del materiale, si sono aperte queste grosse fenditure. Il materiale ha acquisito una consistenza burrosa, grassosa, in realtà non unge, ma da qui il suo termine storico di grassello. Quanto deve stagionare il grassello per essere utilizzato? Per esperienza di una trentina d'anni di lavoro, potrei dirvi, per far malta da intonaco almeno 60 giorni, per fare un rasante non colorato, quindi un rasante per pareggiare le superfici almeno 90 giorni, per una finitura colorata, che sia una tinta calce o un intonachino a spessore, un marmorino, almeno 180 giorni, perché prima la calce mantiene un po' di causticità e potrebbe aggredire i pigmenti, soprattutto i pigmenti dell'industria moderna che non resistono come quelli storici. Per fare restauro conservativo direi 1 o 2 anni. Sappiamo che il nostro Vitruvio prevedeva 7 anni di stagionatura. Se noi vediamo al microscopio a scansione elettronica, vi chiedo scusa perché non è così, perché l'ho fatto io con PowerPoint, riuscendo a trovare immagini, il grassello appena prodotto è formato da cristalli esagonali tutti disposti alla rinfusa. Durante la stagionatura, in automatico, questi cristalli si dispongono in tante file parallele. A questo microordine fisico corrisponde un materiale molto più tenace, molto più lavorabile sotto l'attrezzo dell'applicatore. Quindi alla calciera dedichiamo una parte importante perché un po' tutta la nostra esperienza storica mediterranea degli antichi romani e dei veneziani si è basata soprattutto sulla calce aerea. Ciclo vitale della calce, quindi partiamo dal carbonato di calcio, la cottura se ne va anidride carbonica e acqua e otteniamo la calce viva, cioè ossido di calcio. Aggiungiamo acqua, dall'ossido di calcio otterremo l'idrossido di calcio, che si divide, quindi la calce spenta, si divide in grassello di calce, se gli ho messo tanta acqua per poterlo mettere nelle vasche a stagionare, in calce idrata, se gli ho aggiunto l'acqua solo in modo stechiometrico. Ovviamente se uso questa calce idrata per l'edilizia, nel momento in cui
devo applicare il manufatto, dovrò bagnarla con l'acqua e otterrò un grassello che in realtà non ha la stagionatura del grassello stagionato nelle vasche e quindi avrà delle caratteristiche fisico-chimiche, vorrei dire un po' inferiori rispetto al grassello stagionato. Quindi nel momento in cui pongo sulla superficie, che sia un intonaco o una finitura colorata, il manufatto di calce aerea, ho un'assunzione di anidride carbonica, la stessa quantità che se n'era andata durante la cottura, e ho un'evaporazione di acqua. Chimicamente torno al CaCO3 calcare. Vedete, la più bella invenzione che ha fatto l'uomo in edilizia nella storia edile. Ha preso la roccia, l'ha plasmata, gli ha dato una forma, l'ha fatta tornare roccia. Poter digerire l'anidride carbonica in realtà deve essere trasformata in acido carbonico. Cos'è che trasforma l'anidride carbonica in acido carbonico? Ovviamente l'acqua. Motivo per cui se lavoro d'estate su una facciata assolata, quindi riscaldata dal sole, dovrò assolutamente andare il giorno prima sul ponteggio, bagnare copiosamente le superfici dell'intonaco o del muro con la gomma dell'acqua. Il giorno dopo, quando io realizzo il mio manufatto, quell'acqua passerà attraverso il manufatto fresco e permetterà una presa ottimale. La presa è la nascita dell'individuo, l'indurimento è la vita dell'individuo. Se c'è una buona nascita, è probabile che duri anche parecchio la vita. È un processo molto lento perché per produrre nuovamente 100 kg di calcare sono necessari 63 kg di grassello e 37 kg di anidride carbonica. Quindi quanto tempo dovrà passare per la presa e l'indurimento dei manufatti in calce aerea? Vediamo in condizioni ottimali, i soliti 20 gradi e 60% di umidità relativa dell'aria, una tinta calce 2-3 settimane. Un intonachino da 2-3 mm, 2-3 mesi, un intonaco 2-3 anni, un muro in calcestruzzo, secoli o millenni. Allora, come mai i muri di calcestruzzo del Pantheon sono induriti in tempi più brevi e hanno permesso anche il disarmo dei casseri in tempi relativamente brevi? Perché c'era stato questa invenzione, chiamiamo così, della malta idraulica artificiale, che ci permette di introdurci alla calce idraulica. Questa è un'antica cava di pozzolana abbandonata, questa è una cava contemporanea. La pozzolana non è altro che argilla cotta dalla natura, messa a disposizione dell'uomo già sotto forma di sabbia. Quindi, se io dal calcare ottengo con la cottura il grassello e a questo aggiungo la pozzolana o il cocciopesto non è altro che argilla non cotta dalla natura ma cotta e frantumata dall'uomo, e quindi sono questi tre ossidi acidi a innescare una reazione chimica con la calce che è alcalina. Sapete, in laboratorio quando mettete assieme un acido e un alcale si scatena una reazione chimica. In questa reazione chimica c'è bisogno di acqua, c'è richiesta di acqua, e quindi ho inventato una malta idraulica artificiale. In realtà non l'hanno inventata gli antichi romani, ma sicuramente hanno saputo perfezionare al meglio la cosa. Cos'è invece la calce idraulica naturale? Non è altro che l'insieme dei due materiali, delle due materie prime, calcare e argilla, che la natura mi dà già pronta su un piatto. Questo insieme dei due minerali, la roccia si chiama marna. Quindi se io metto la marna nel forno, la cuocio in modo tradizionale, ottengo calce idraulica naturale, che è stata poco utilizzata dagli antichi romani, anche se l'avevano scoperta, ma tanto impiegata dagli architetti del Rinascimento, la famosa calce mora, moretta del Palladio. Quindi a Venezia si costruivano i muri con la calce mora, che si distingueva dalla calce bianca, cioè la calce aerea. E per fare intonaci invece a marmorino si utilizzava il grassello, quindi la calce aerea. In questo breve riepilogo della classificazione delle calci lo mostro perché si aggiunge un terzo elemento, l'NHLZ,
che è un compromesso, quindi è calce idraulica naturale a cui posso aggiungere fino al 20% di elementi idraulicizzanti, per esempio per aumentare le caratteristiche fisiche del legante. Però purtroppo non viene specificato che cosa devono essere, quindi si va dal clinker al cemento, ai silicati e così via. Quindi finiamo i leganti con il cemento, che a differenza delle calci non è una materia prima, ma è un prodotto composto. La materia prima è il clinker, processo irreversibile, mentre le calci tornano alla roccia da cui si è partito, il clinker non torna mai più alla roccia da cui si è partito, perché sopra i 1250 gradi circa si scatenano questi processi irreversibili. Non è un caso che sia nato in Inghilterra, perché con l'avvento dell'era industriale, la scoperta del carbone, che è un combustibile che permette di portare i forni a 1500 gradi, venne fuori anche il clinker, brevettato da Joseph Aspin, prendendo una marna dall'isola di Portland. Se al clinker aggiungiamo il gesso, in una percentuale che a seconda della zona e della stagione può andare dal 3 all'8%, abbiamo cemento Portland. Se aggiungiamo la loppa, cioè lo scarto della produzione della ghisa, abbiamo quel cemento che resiste alle alte temperature. Se aggiungiamo pozzolana, abbiamo cemento pozzolanico. Ho riassunto brevemente la cosa perché non deve essere un trattato di chimica. Il cemento non viene cotto in forni a tino, ma in forni rotativi leggermente inclinati, quasi orizzontali. La materia prima viene immessa dall'alto, rotola e sotto ci sono, lungo tutto il percorso delle fiamme, i bruciatori. Quando dopo poche ore esce dalla parte opposta, c'è il clinker. Cemento, materiale che sembrava indistruttibile, in realtà sappiamo quanto sia delicato lasciarlo esposto alle piogge acide. Questa perdita di alcalinità porta all'ossidazione dei ferri e quindi alla disgregazione. Vi mostro questa slide molto interessante. Qui siamo in centro storico a Forlì. Centro storico, la piazza che ha risentito pesantemente dell'architettura razionalista del fascismo, questo finto travertino nel Palazzo delle Poste ha utilizzato cemento bianco. Siamo nel 1932 e se voi andate a vederlo dopo 90 anni è in ottime condizioni per mostrare la differenza fra i cementi di allora e i cementi di oggi. Piccolo particolare, vennero delle squadre da Roma a realizzare questi manufatti perché in Romagna non c'era nessuno in grado di farlo. Degli inerti vi racconto solamente, vabbè, questo è il solito Vitruvio, nel secondo libro, al quarto capitolo, per dire quanto fosse ritenuta importante la sabbia, oggi molto meno, nei manufatti composti in cantiere. In quelli preconfezionati, ovviamente, l'industria segue bene queste regole, le regole della curva granulometrica, cioè mettere insieme almeno 3 granulometrie di inerti per realizzare una buona malta, che abbia una buona lavorabilità, che abbia delle buone resistenze, soprattutto nei primi giorni di vita, e che non si distacchi dal supporto. Se usciamo da queste curve che io ho disegnato un po' spezzate, allora abbiamo veramente una malta incontrollabile. Quindi, come applicare un buon intonaco per renderlo durevole? Prima mano rinzaffo. Ha un duplice scopo: mano d'aggancio e isola i diversi assorbimenti del supporto. Esempio pratico: un muro dove sono state alcune parti risarcite, chiuse delle bucature. Se io qui metto un premiscelato moderno applicato in un'unica mano, faccio una radiografia di questo muro, ci saranno delle ombre più chiare dove ci sono i mattoni. E questo si ripercuoterà anche nel tinteggio successivo, mentre se invece applico un rinzaffo molto sottile, il rinzaffo deve essere una sporcata del muro, come amavo dire in cantiere, perché mi permette di lasciarlo maturare, matura in tempi molto brevi. Se invece butto su già 1 cm o 2 cm, come purtroppo fanno i muratori, perde le caratteristiche del rinzaffo. L'intonaco viene, se necessario, realizzato facendo queste guide verticali, su cui poi si corre con la staggia, per creare quindi un riempimento dei volumi e lisciarlo. L'ultima mano si chiama stabilitura, quindi questa rasatura finale,
E la farò lasciando maturare l'intonaco grezzo almeno una settimana, almeno una settimana, perché qualunque malta ha almeno un 20-22% di contenuto d'acqua, che come in un bicchiere riempie un volume, anche nell'intonaco occupa un suo volume. Evaporando nei giorni seguenti ci sarà un calo fisiologico della malta, del manufatto. E quindi se io vado a rasare con la stabilitura, immediatamente queste crepe, crepettine si apriranno anche nel rasante. Se aspetto quella settimana, invece, sarò in grado di ricucire chimicamente tutte quelle piccole lesioni e non le vedrò mai più. Purtroppo, se prima ho fatto un intonaco cementizio, sopra posso mettere il miglior rasante di grassello di calce del mondo, ma le crepettine, perché non c'è interazione chimica con il supporto. Quindi terminiamo con la calce, con gli intonaci, scusate, con questo marmorino veneziano. Ho avuto la fortuna di frequentare Venezia per un 3 anni circa, dove ho visto quanto fossero arrivati alla raffinatezza nell'esecuzione di questi manufatti. Stiamo parlando di intonaci che difficilmente superano il centimetro di spessore, realizzati in 6 strati in 2 anni di tempo, lasciando maturare ogni strato. Le calcere e calce idraulica sono in grado di legare sempre chimicamente sullo strato precedente, a differenza del cemento che dopo 3 ore, quando ha chiuso la sua presa, non è più in grado di legarsi al cemento sottostante l'ultima mano, il polimento, il grassello puro lisciato col ferro al punto da potercisi fare il nodo alla cravatta, che a quel tempo non c'era. Quindi per quali motivi? 3 motivi per cui gli intonaci di calce durano più a lungo rispetto a quelli di cemento. Sono 30 volte più elastici, fatta la prima slide, sono 30 volte più elastici, sono 10 volte più traspiranti, non scatenano corrente elettrica col muro, cosa che noi andiamo sempre a verificare quando facciamo le diagnostiche, per vedere quanto cemento c'è nell'intonaco, in modo ovviamente approssimativo, non è una caratterizzazione del materiale, ma ci rendiamo conto perché? Perché il cemento è molto alcalino e crea un effetto pila col muro. Il muro normalmente è poco sopra il neutro, addirittura mi va in acidità se ci sono dei solfati, cioè del gesso. Questa enorme differenza di pH fra 13 del cemento e 7 del muro scatena corrente elettrochimica. Noi infiliamo uno scovolino col manico isolato all'interno del muro, piantiamo un chiodo sull'intonaco, colleghiamo i morsetti del tester da elettricista e misuriamo la corrente elettrica. In certi casi siamo arrivati a 500 mV di corrente, che vuol dire che potreste quasi ricaricarci lo smartphone con quell'intonaco. Purtroppo qual è il grosso problema? Quindi che l'intonaco di cemento non solo è una barriera passiva al passaggio del vapore, ma è un richiamo attivo dell'acqua, perché l'acqua nella sua molecola bipolare viene attratta e cammina su tutte le correnti elettriche che trova. Bene, io direi a questo punto passo alla seconda parte. Sembra di essere anche nei tempi. E, guardiamo le finiture per le facciate. Ecco, interessante vedere questo grafico. Il 46% degli edifici presenti in Italia sono stati realizzati prima del 1961. Un altro 47% è stato realizzato fra il 62 e il 91 e solamente un 7% dal 91 ad oggi. Questo cosa vuol dire? Che statisticamente dovrò negli intonaci fino agli anni 60, all'inizio degli anni 60, scusate, negli edifici, intonaci e finiture saranno soprattutto in calce. Negli edifici tra il 62 e il 91, dove è incominciato a entrare in modo sempre più massiccio il cemento e la calce addirittura è stata sostituita da quella finta calce naturale sintetica, quindi avrò intonaci misti di calce cemento e finiture anche sintetiche. È arrivato all'avvento della pittura al quarzo. Dopo il 91 avremo tutti gli intonaci misti, finta calce e cemento e finiture sintetiche.
Vediamo la differenza secondo la tipologia, questa è una cosa importantissima. Salto la differenza sullo spessore perché non ha importanza, andrei direttamente alla differenza in funzione del tipo di adesione al supporto. Le finiture minerali hanno un'adesione al supporto di tipo chimico, mentre le finiture sintetiche aderiscono al supporto attraverso la fisica, cioè attraverso la colla che contiene, che si attacca alla superficie. Nelle prime menzioniamo quelle a base di calce aerea misto idraulico, a idraulica e ai silicati di potassio. Nelle seconde vi dicevo, fate finta di vedere al microscopio tanti omini e donnine che fanno free climbing e stanno lì attaccate alla superficie, così si attacca una finitura sintetica. Abbiamo, a seconda del tipo di resina che contiene, cioè di colla, le viniliche, le acriliche, e le acrisilosaniche, a mio modesto parere, l'unica vera bella grande invenzione fatta dall'industria per le facciate negli ultimi 50 anni, se sono realizzate nel modo giusto. Allora, acrisilosaniche vuol dire che contengono una componente organica e una componente minerale, perché il silossano deriva dalla sintesi del quarzo, quindi le collochiamo a metà strada. Entriamo subito nel merito del cantiere. Le finiture minerali interagiscono col supporto. Quando mi trovo davanti a una facciata storica rappezzata, qui addirittura con malte cementizie, ma avverrebbe lo stesso problema anche se avessi usato intonaci a calce, malte di calce naturale, perché la finitura colorata mi va a leggere chimicamente il supporto. Quindi ho sia una lettura chimica diversa, sia una superficie diversa, perché il vecchio tinteggio è liscio, bene o male, il nuovo rappezzo è sempre più ruvido. Quindi, se non creo un trattamento, un pretrattamento del supporto, creo una bellissima pelle di leopardo, come in questo caso. Cosa dovrò fare quindi? Ci sono due modi per ovviare al problema. Primo, è più economico e meno duraturo nel tempo. Il secondo, invece, è più costoso, ma molto più duraturo. La prima soluzione è applicare il famoso isolante, quindi fa parte della famiglia dei fissativi, polimerizza in modo diverso, cioè non va a creare un film, tende a penetrare nel supporto e quindi va a creare un assorbimento uniforme tra vecchio e nuovo. Viene dato a impregnazione. Impregnazione vuol dire che io devo usare il pennello, perché il pennello spinge fisicamente il prodotto nel supporto. Quando prevedete nei capitolati trattamenti impregnazione, mi raccomando, sempre il pennello. Quelli più intelligenti, ma vorrei dire oggi quasi tutti, contengono anche una sabbiettina molto fine, perché quindi oltre a uniformare gli assorbimenti dei diversi supporti, mi vanno anche a rendere più ruvida la vecchia superficie e mi permette di leggere anche fisicamente, non più solo cromaticamente, la stessa cosa. La seconda soluzione in che cosa consiste? Consiste nell'applicare un rasante di calce dato a spatola, spatola americana, e successivamente frattazzato col frattazzino di spugna. Dovrà maturare dalle 2 alle 3 settimane. In questo modo va completamente a isolare le differenze dei supporti. Avrò un'autostrada libera dal traffico su cui potrò viaggiare con qualunque tipo di finitura. Vediamo questo schema. Ah, questo era, lo riproponevo, ma non ve lo riepilogo di nuovo, ma solamente per dire quello che io amavo dire in cantiere agli applicatori, ai pittori o ai bianchini. State attenti che state mettendo su del marmo liquido, non state mettendo su un prodotto sintetico, perché purtroppo anche gli stessi produttori delle pitture, non avendo studi storici sulle calci, tendono a formulare e a mettere in scheda tecnica l'utilizzo delle calci come se fossero dei sintetici. Quindi, in questo schema, che ritroveremo anche con gli altri tipi di finitura, abbiamo un legante che è la calce aerea, le cariche sono marmi, carbonati, silicio e quarzi, il bianco, per fare i colori dobbiamo partire dal bianco, in questo caso mi coincide con il legante. Poi abbiamo dei pigmenti che sono ossidi, a condizione che siano ossidi di qualità, perché la calce è caustica e quindi tende a corrodere il pigmento, o le terre naturali.
Tra gli additivi troviamo la resina acrilica, la cellulosa, che è un ritentore d'acqua e mi permette di ovviare, mi perdona un po' di più agli errori degli applicatori che tendono ad essere sempre più despecializzati. Purtroppo poi abbiamo caseina, uova, latte scremato a seconda delle formule che siano prodotti bioecologici o prodotti consigliati. Mi ricordo la famosa formula dei coniugi Mora dell'ICR, dove veniva previsto il latte scremato e la resina acrilica che allora si chiamava prima AC33. Vorrei sfatare però un luogo comune: il secchio confezionato di prodotto confezionato in fabbrica non contiene tanta resina. Il motivo è semplicissimo, perché anche un grassello stagionato 6 mesi costa ancora circa 6 volte meno di una resina acrilica. Per cui, siccome la competizione è fortissima, se ne mette il minimo indispensabile per migliorare l'aspetto prestazionale durante l'applicazione. Vorrei fare una brevissima parentesi sulle terre naturali, che non sono altro che ospiti naturali che, rimanendo sepolti sottoterra per secoli o anche per millenni, hanno cambiato la loro struttura diventando dei cristalli macroscopici. Vedete la scala di lettura, sono cristalli visti al microscopio piuttosto importanti, ma diventando però trasparenti. Quindi hanno perso il loro potere colorante, però mi permettono di ottenere quegli effetti cromatici, vibranti e trasparenti che sono tipici solamente delle terre naturali. Vengono macinati in questi vecchi mulini, faccio anche il nome perché lo meritano i fratelli Dolci di Verona. Sono rimasti, credo, ormai gli unici al mondo a produrre le terre naturali, e sono rimasti in vita grazie agli artisti, perché molto, molti coloranti sono a base di terre naturali. Quindi, come l'acquarello, il colore ad acquarello, i raggi della luce penetrano attraverso il colore, vengono riflessi dall'acquarello bianco o biancastro, riemergono e quindi vengono letti non più per riflessione, ma per trasparenza. Hanno quella morbidezza, quella vivacità, altrettanto può succedere in facciata. Vedete qui, questo prima che venisse fatto l'intervento di manutenzione, la fotografai, siamo ancora alla fine degli anni 90, questi sono i colori rugginosi ottocenteschi di Roma. Qui abbiamo 6 mani di velatura con le terre. Per andare su un tono di saturazione così intenso, col tinteggio calce, con la tinta calce, non ci riesco. Perché se io metto una tinta così rossa dentro a un secchio di grassello, otterrò un rosa. Quindi, per andare su così di tono, devo prima proteggere la facciata con le due, 3 mani, 4 mani di tinteggio latte di calcio, poi sopra darò più mani di velatura con le terre per andare su di tono quanto è necessario. Anche qui siamo sul castello di Corigliano Calabro, dove furono rifatti tutti gli intonaci con nuovi intonaci di calce e cacio e pesto. In origine qui c'era quello che viene chiamato lo stucco romano nel centro-sud, cioè il marmorino veneziano, lo vorrei gemellare. Quindi era lucido in origine, abbiamo trovato le tracce all'interno della corte, sotto i portici, che erano rifiniti sempre con la stessa superficie. Qui la soprintendenza, vorrei dire anche giustamente, visto che il castello domina il paese, avere un bianco sfacciato di Xan sarebbe stato troppo scandaloso, per cui finito a intonachino bianco, un po' più ruvido del marmorino come grana, e poi sporcato con la terra d'ombra, classico colore che serve per invecchiare le superfici. Questo è un esempio di tinte date in affresco da dei restauratori. Questa è una chiesina in provincia di Varese. E quindi, come vi dicevo prima, ad ogni mano di terra che io applico, o in affresco, se il tinteggio a calce sotto è fresco del giorno prima, al massimo non devono passare più giorni, altrimenti incomincia a chiudersi la presa della calce. Oppure, se è già chiusa la presa, dovrò mettere dentro un po' di legante. Normalmente si mette o un legante acrilico o un silossano o un silicato, dipende dalla produzione. A questo punto vedete che ad ogni mano io vado ad incrementare il tono di saturazione del colore. Quindi, in questo caso, questa è la casa dell'ingegner Giordano di Bellaria, il titolare dell'Istituto Giordano,
che facciamo con intonaci di calce, coccio pesto, un intonachino giallo chiaro, una sola mano di velature collaterali nelle cornici, nel cornicione, per accentuare l'immersione verso l'esterno, e tre mani di velatura negli sfondati. Questo che verrà mostrato dopo nei casi studio, qui abbiamo lavorato in affresco e poi vi faremo vedere nel tempo come si è mantenuto. Però occorre professionalità, perché se per risparmiare o se per mancanza di professionalità io faccio un lavoro di questo genere, ma allora è molto meglio una classica tinta unita, cioè a colore pieno, piuttosto che fare una schifezza del genere. Veniamo ai silicati. Io credo di essere uno dei pochi in Italia che osteggia i silicati, quindi vado controcorrente. Ma non per un fattore di qualità, perché ci sono silicati di altissimo pregio e qualità da un punto di vista produttivo, ma perché noi stiamo andando a cambiare l'immagine dei nostri centri storici per la motivazione che le calci non resistono alle piogge acide. Vi dimostrerò fra poco che non è così. Comunque, il cristallo del silicato di potassio, attraverso una forma fisica e chimica, viene reso liquido. E diventa trasparente come l'acqua, oppure giallo paglierino come la. Questo chimico Adolf Keim brevettò nel 1878 questo liquido di silicato per un motivo molto semplice, perché in Baviera già a quell'epoca gli affreschi che rivestivano le facciate incominciavano a degradare più rapidamente del solito, perché era arrivata l'era industriale anche in Baviera. Le prime piogge acide portavano a degradare. Quindi, dal momento che il silicato si trasforma, una volta applicato su un intonaco di calce, si trasforma, scusate, pensavo di averle messe in ordine, non lo sono. Ecco, vedete come reagisce il silicato di potassio? Con l'anidride carbonica che è nell'aria e col carbonato di calcio che è nell'intonaco, ripeto, col carbonato di calcio che è nell'intonaco, e ottengo silice pura, cioè vetro, perché il vetro è silice. E così come un bicchiere di vetro resiste all'acido solforico, anche la facciata che vi ho mostrato prima, protetta con del silicato trasparente, resiste alle piogge acide. Problema qual è? Il problema è che quella non è la versione che conosciamo noi dei silicati. Quella che conosciamo noi è un'altra versione. Se noi mettiamo nel solito schema il legante, le cariche e tutto il resto, abbiamo legante silicato liquido di potassio, le cariche sempre le stesse, marmi, carbonati, silicio quarzo. Dal momento che parto con un legante trasparente, per fare il bianco dovrò mettere una carica bianca. Quindi posso usare il biossido di titanio o il cromato di zinco. Per produrre una tonnellata di biossido di titanio si producono 100 tonnellate di scarti tossici, nocivi. Quindi questo è il primo grosso problema da un punto di vista ambientalistico. Il cromato di zinco inquina meno. L'altro problema ve lo mostro fra poco. Poi pigmenti, ossidi, terre naturali, additivi, resina acrilica, stabilizzanti, metilcellulosa. In questo caso la resina acrilica costa meno del silicato di potassio. Il problema del titanio è che va a raffreddare i colori. Cioè, se io metto una terra rossa dentro a un grassello di calce per fare una tinta calce, ottengo un rosa caldo. Se la stessa terra rossa la metto dentro a un prodotto con il biossido di titanio ottengo un rosa freddo. Tornando alla facciata di prima, che è stata manutentata in modo ineccepibile, la facciata, a mio modesto parere, ha perso un po' l'anima. Quindi, l'altro problema a cui si aggiunge, così ve le ho dette tutte sui silicati, è che gli intonaci, purtroppo, da quando sono nati i primi silicati ad oggi, si sono riempiti di cemento. E anche gli stessi tedeschi si
si sono accorti, perché anche in Germania gli intonaci sono pieni di cemento, forse ancora più che in Italia. Si sono accorti che la interazione chimica col carbonato di calcio, che è quasi inesistente in un intonaco cementizio, non c'era più, o comunque era molto limitata. E quindi hanno creato delle norme DIN all'uopo. E cosa ci hanno detto? Che possiamo chiamare una tinta pura dei silicati di potassio un prodotto che contiene al massimo il 5% di resina acrilica, che loro hanno chiamato additivi organici, 5% di residuo secco dopo l'essiccazione in stufa. Ma cari signori, se io metto 1 litro di resina acrilica liquida in stufa, in laboratorio, e la faccio essiccare completamente, ottengo un 46% di residuo secco. Quindi vuol dire che quel 5% diventa circa l'11% di resina in volume dentro al secchio. Pensate che una banalissima pittura al quarzo sintetica tante volte ne contiene meno. E questa è una tinta pura di silicati di potassio. Poi ovviamente rimane la componente ai silicati che interagisce con quel po' di carbonato che c'è nel supporto, quindi non è un completo inganno. Diciamo che anche qui c'è una narrazione. Oggi va molto di moda questo termine. Arriviamo ai leganti, scusate, alle pitture sintetiche. Quindi le leganti sono le resine, le cariche sempre le stesse. Nel bianco, qui nelle pitture più povere come le tempere, possiamo mettere del marmo, del carbonato tritato molto fine, che non è un bianco di Xan come il titanio, è un bianco più sporco, ma costa molto meno. Pigmenti ospidi, pigmenti organici, terre naturali. Gli additivi, pensate che in una semplice tempera ci sono fino a 9 additivi. Questo è un grafico che a me piace, lo riporto perché spalmiamo i vari tipi di prodotti su un grafico dove abbiamo da una parte la permeabilità al vapore e sull'altro asse l'idrorepellenza. Quindi vedete come, da un punto di vista tecnologico, posso andare a scegliere le pitture silostaniche. Se non devo, per una questione filologica o di bioedilizia, insomma. Diciamo che in caso di prestazioni o di supporti, magari già, scusate, non mi viene in mente il termine, già compromessi, per motivi economici non posso procedere alla rimozione totale del supporto, allora può essere un buon compromesso. Tanto più che vedete che quella parte di silossano che contiene, che interagisce col supporto, mi permette di creare un film omogeneo, dallo spessore omogeneo di fronte alla rugosità del supporto. Una normale pittura sintetica qui tirerebbe dritto, e questo è un punto critico per la durabilità delle finiture. Vediamo l'invecchiamento delle pitture sintetiche. La pellicola perde elasticità, come noi che siamo fatti di materia organica, perdiamo elasticità col passare degli anni. Sfoglia, l'acqua entra nelle zone al nord, effetto gelo, oppure mi metto in soluzione i sali che possono essere nei manufatti sottostanti, e poi inizia l'effetto di esfoliazione o sfogliamento. Un effetto che, da un punto di vista estetico, è veramente importante, ma non solo, anche da un punto di vista manutentivo avrò dei costi veramente importanti, perché in questo caso dovrò prima dare uno sverniciatore chimico per rimuovere le parti che sono ancora ben ancorate, dovrò fare un idrolavaggio a caldo per togliere le particelle dello sverniciatore, che spesso contiene della paraffina che impedirebbe l'adesione degli altri prodotti, e di nuovo vado a rinnovare il ciclo sintetico. Mentre l'invecchiamento delle tinte minerali, come dicevano il professore ed Emma prima di me, è un invecchiamento nobile. Un invecchiamento, questa è una facciata che, vista da lontano, non ha sua nobiltà. Se mi avvicino, le foto sono vecchie, quindi oggi non è così questa facciata. Però se mi avvicino, vedete che è una facciata che avrebbe avuto bisogno di manutenzione già da tempo. Ci stiamo arrivando in fondo all'esposizione.
Quando vi dicono che le tinte a calce non durano più nulla, in questo caso hanno ragione, perché se io le applico su un intonaco cementizio e qui non c'è neanche il cornicione, l'interazione chimica non c'è più. Quindi ho allagiato lì del materiale che con le piogge acide si dilaverà. Questo è un effetto dopo circa 8-10 anni. Tra l'altro qui il pittore aveva anche lavorato egregiamente col pennello, come andrebbe stesa la calce. Questo invece è un effetto calce non carbonatata. Qui non hanno bagnato il supporto d'estate prima di applicare il prodotto. Come diciamo noi in cantiere, in gergo si è bruciata. Quindi nel giro di qualche mese ha incominciato a distaccarsi. Un altro problema serio è che oggi, che sono gli stessi colorifici che producono i materiali a promuoverlo, alla protezione con i silossani invisibili e idrorepellenti. Perché la calce non resiste alle piogge acide, ma se mi piove da distanza di 48 ore da quando io ho applicato il silossano, succederà questo. In parte dove aveva terminato la sua polimerizzazione, quando piove si reggerà una superficie asciutta, bagnata dove non aveva terminato ed è stato dilavato dalla stessa pioggia. Qui è un grosso problema manutentivo, perché quando vado ad applicare un nuovo prodotto qua sopra avrò delle parti idrorepellente che lo repellono, che lo respingono. Quindi, se volete proteggere un tinteggio, un rivestimento a calce, aspettate che abbia terminato la sua carbonatazione, le famose 2-3 settimane per il tinteggio e 2-3 mesi per l'intonachino. Poi mi direte, ma c'è da rimontare i ponteggi, sono tutti costi. Certo, dipende da cosa volete ottenere nel tempo. Una carrellata di problematiche, questa l'avete già visto. Qui siamo sull'esterno di una villa con la schiuma poliuretanica, quella in bomboletta spray, che perde il 7-8% di volume di peso ogni anno. Potete immaginare l'intonaco attaccato lì sopra quanto ci starà. Un intonaco attaccato frettolosamente ha avuto dei ritiri incontrollati. Un intonaco composto in cantiere con della sabbia non pulita, non selezionata, che conteneva particelle di ferro che poi sono ossidate con le piogge. Questo è un intonaco da rimuovere completamente. Un altro intonaco confezionato in cantiere, con l'acqua nella famosa botte dell'acqua, quella da 2 quintali che c'è in tutti i cantieri. D'estate, sotto il sole, a distanza di un'ora o due, lì ci sono miliardi di batteri e di microalghe. Quindi poi ci si stupisce se dopo 6 mesi che ho fatto il nuovo intonaco è già pieno di alghe e di muffe. Una perdita di un bagno. Qui di solito non si chiama il muratore a rifare quel metro quadrato di intonaco facendo anche un trattamento antisale, perché questi sono i sali che hanno degradato e vanno affrontati come sali. Qui arriva l'imbianchino, dà la sua mano di fissativo, ma non esiste fissativo che ferma i sali. I sali cambiano la loro forma dimensionalmente, crescono fino a 12 volte di volume, spingendo per 2000 atmosfere. Quindi non c'è proprio nulla che regge alla spinta di un sale, lì continuerà a cascare la pittura tutte le volte. Un graffiato, quando si va a fare manutenzione dei graffiati, sono veramente costi molto importanti, sverniciatura con la fiamma, eccetera, eccetera. Un finto marmo, intonaco finto marmo tinteggiato con una tinta al quarzo, quante volte vediamo questi sfregi ed è un vero peccato. Oppure imbrattamento, perdonatemi, non c'entra niente la politica qui, è solamente un imbrattamento della facciata. D'altronde, se ci permettiamo di avere questi annunci pubblicitari in bianchino asciugatore murario, per muri asciutti umidi, non c'è la tutela della professionalità in Italia, questo è un grosso problema, grossissimo. Lo sapete tutti voi che lavorate in cantiere tutti i giorni. In Svizzera, per esempio, un imbianchino non può aprire la partita IVA, non può mettersi in proprio, deve prima lavorare per 3 anni come dipendente presso un altro pittore, un altro imprenditore, va alla sera alla scuola serale, teoria e pratica. Alla fine deve sostenere un esame teorico e pratico, viene abilitato, quel giorno potrà aprire la partita IVA e mettersi in proprio. Da noi oggi chiude una fabbrica. E nei prossimi mesi purtroppo ne vedremo ancora tante. Il giorno dopo avremo 10 nuovi imbianchini sul mercato, perché basta il pennello e la scala per iniziare il mestiere. Quando va bene, sono educati da professionisti
produttori seri, quando va male, faranno dei grandi danni. Però, fissativo sì o no, quando l'intonaco è nuovo, sì, sempre. Gli stessi colorifici scrivono nelle schede tecniche se l'intonaco è nuovo, basta diluire la prima mano di colore. Non è vero, assolutamente. Perché se io metto la prima mano più diluita, la resina viene assorbita dal supporto e va a fare da fissativo, ma non mi rimane più resina nell'interfaccia con i nuovi strati di pittura. Per cui andrò a far aderire una pellicola che strappa forte su un supporto che non mi tiene. E questo è l'effetto dopo 3 anni. E termino. Ho cercato di fare una mia tabella per esperienza per centinaia e centinaia di cantieri, perché si pensa che la durabilità di una finitura dipenda dalla sua qualità. Purtroppo non è così. Vedete che nel nuovo la qualità del prodotto incide per il 30%. La manodopera al 40%, il tipo di supporto per un altro 30%. Se vado sul vecchio e faccio manutenzione, addirittura la qualità del prodotto mi può scendere al 20%, perché è molto più importante come interpreto il supporto e lo tratto. Quindi potrò parlare di manutenzione intelligente delle facciate. La curva di durabilità delle finiture. Se ho realizzato, progettato e realizzato un ciclo giusto, avrà una durabilità elevata che mi passa i 10 anni. È una curva buona. Se ho un po' improvvisato, sarà discreta. Se ho commesso degli errori, sarà pessima. Su queste curve, nel pessima, la manutenzione sarà impossibile. Nella curva discreta avrò una manutenzione costosa, posso parlare di restauro anche se contemporaneo. Se la curva è buona, avrò una manutenzione semplice e poco costosa. E quindi vi parlavo, scusate, di manutenzione. Queste le salto perché non fanno parte dell'intervento. Manutenzione intelligente e programmata. Grazie per la vostra attenzione.